Ehi, ben trovati e benvenuti a questo secondo appuntamento con Pokémon Violetto, il tesoro dell'area zero, il disco Indaco. Nello scorso video sono arrivato all'istituto Mirtillo, ho fatto la conoscenza di Rupi, ho vagato un po' per il Bioterrarium, ho fatto qualche cattura, ho partecipato anche alla prima lezione dell'istituto e ora ci aspetta Rubra per andare a incontrarla al centro del Bioterrarium. Bene. Allora, con il pulsante direzionale possiamo vedere... Eccoli qua, sconfiggi 10 Pokémon con la lotta autonoma, cattura un Pokémon, fai una foto a un Pokémon selvatico mentre nuota. Affronta un Pokémon Terracristallo selvatico. Ah, ci danno missioni sempre più interessanti allora. Ah, ti dà un sacco di punti per questa, ok. Però il moltiplicatore continua a salire, quindi magari a forza di completarle, magari fai 10, 20, 30 di fila, ti si aprono sempre sfide più interessanti, più difficili. E quindi hai un moltiplicatore sempre più alto. Bellissimo. Questa è una feature molto molto carina. Eccolo là, un Pokémon terracristallizzato selvatico. Si sono azzerati. E perché? Era lotta contro un Pokémon terracristallo, catturalo. Non ho... Perché si è azzerati, no? Devo aver fatto qualcosa di sbagliato, effettivamente. Ah, a meno che non si era buggato prima e mi dava una missione più difficile di quello che in realtà era e quindi dopo me l'ha tolta? Ah, può essere pure, eh. Non dico che non è. Si sa mai. Oh, e se arrivo qua sopra? Ah, è tangibile, beh, meno male. Ah no, proprio l'hanno reso tangibile perché ci hanno messo le Pokéball. Okay. Ah no. Ah sì, invece, no, io pensavo che era una di quelle Pokéball buggate che trovi in giro per il gioco, sai, ogni tanto ci stanno quelle Pokéball. No, no, ci sono anche gli studenti. Ah, proprio un posto proprio ricreativo. Forte. Allora, mi devo incontrare con Rubra. Aiuto, dov'ero? Stavo fluttuando. Forse, eccola qui. Hello? Aspetta, aspetta che arrivo, eh. Creo anche un MT giusto per fare la missione. Ok, magari poi vedo il moltiplicatore che cosa è successo. Chi è Sincro? Ehi! Ciao, mi chiamo Sincronina e sono una scienziata d'eccezione. Ti andrebbe di offrirti volontario? Vabbè, sì, dai, tanto è uguale. Postiamoci nell'area dedicata alla sperimentazione. No, volevo parlare con Rubra. Ok. Sì, dai, sono pronto, dai, non serve che me lo ripeti. Cominciamo subito, Sincro sia... Ora i tuoi sentimenti e quelli del tuo Pokémon sono sincronizzati. Perciò il Pokémon agirà come vuoi tu. Ok. Wow! Quindi con il primo Pokémon che hai in squadra... Ah, però pochi punti salute, devo ricaricarlo. Forte, sto sincrocoso. Sincrocoso. Sincronia. Ho raccolto dei dati a dir poco stupefacenti. Ecco un pensiero per il disturbo. 3 caramelle rare, grazie, mi serviranno per far evolvere alcuni Pokémon. Il prossimo esperimento è un po' più impegnativo, ma otterrò un regalone. Non solo un pensierino. Guarda, ricarico il Pokémon e facciamo subito. Pronti con il prossimo gioco, dai! Sì, sì, voglio farlo, sincronia, sì, sì, sì. Dai, diamo ancora questa sincronia. Sincrosia! Dunque... Che bisogna fare? Ora combattere, probabilmente. Sincronizzandovi per la seconda volta dovreste poter compiere insieme una quantità di azioni. Prova a lottare mentre siete sincronizzati, ok? Con Y si attacca e con premendo R a fondo ci si muove più velocemente. Posso anche raccogliere strumenti, buono. Ah, il gioco di Alola. Bene, uno è andato. Via sotto col secondo. Ehi. Ah, anche da lontano, a distanza? Abbiamo attacchi wireless. Metti tipo lanciafiamme. Dov'è il prossimo? Ah, ma ci sono anche degli allenatori. Ah, letteralmente sono nella natura selvaggia. Ah, io sono laggiù, sono. Ah, ok. Allora va bene. Ma questo Graveler era ricoperto d'oro. Vai, attacca. Ok, vinto. Fatto. Bello sto sincro gioco. Non è quello di bianco e nero, ma un po' più divertente magari questo. Più che altro perché comandi il Pokémon. Ah, il sincronizzatore, così posso usarlo quando voglio.
Permette di sincronizzare i propri pensieri con quelli del Pokémon e di dare a loro varie istruzioni. Essendo un prototipo, ha un design minimale, anche perché non serve avere un design particolare, eh. Provalo con vari Pokémon. Interessante. Funziona solo nel bioterrarium. Beh, ha anche senso che funzioni solo qui, se no uno va dove si pare. Allora, eccomi qui, sono arrivato. Quella, la tipa la conosciamo già, quella che sta con Rubra, è una Super 4. Proprio così è un bel mio da pelare. È la mia solidarietà. Rubra, un visitatore. Lei è un robot, no, è un automa. Link, da quanto tempo? Scommetto che non vedevi l'ora di vedermi. Proprio tu, insomma, ma. Diciamo di sì, dai. Mi piace questa tua sincerità. Tu che succede? Rubra, è ora. È stato bello vederti, ti saluto. Poche parole, eh. Ci si vede? Sì, ci vedremo presto, contaci. Verrò a sfidare la Lega. Quella ragazza è la mia compagna di classe, è una tipa davvero interessante. Comunque, fa parecchio strano vederti qui all'istituto Link. Perché? E ora che ci faccio caso, vedo che non sei cambiato affatto. Ci siamo visti 2 mesi fa. Io ultimamente sto accompagnando la professoressa nelle sue ricerche in giro per varie regioni, sai? I miei Pokémon ora sono molto più tosti rispetto all'ultima volta che abbiamo lottato. Dai, fammi la domanda. Dai, dai, vuoi lottare? Eh sì, ecco. No, neanche fa la domanda. È un imperativo. Lotti e zitto. Te lo fai anche andare bene. Tenta a non cadere tu. E lì c'è un po'. C'è un piccolo spiraglio per farti cadere. Lotta in doppio. Ci sta. Meno male che tutte quante le lotte sono in doppio. Forse Game Freak l'ha capito come funziona un gioco Pokémon ad oggi. Ma mai dire mai. Già che ci siamo, ti farò assaggiare la polvere del Buterarium. Ok. Ah, Ogerpon, avevi nostalgia di me. No, è che io l'avevo secondo in squadra. Quindi Ogerpon. Ha una linea di dialogo solo per Ogerpon. Mo, ok. Carino. Livello 74. Lanciafiamme su Mytiena e facciamo un colpo. No, colpo basso su Mytiena, veramente. Allora facciamo lanciafiamme su Tukennon e colpo basso su Metiena. Eccoci qua. Che fa? Si concentra? Ah, l'attacco col becco, mi ricordo. Bei tempi quelli di Alola, eh. Ehi, potresti anche usare una mossa poco efficace, eh? No. Devo vincere, quindi uso quelle super efficaci. E te lo fai andare bene. Ah, piove però. Guarda un po' i casi della vita, proprio, piove proprio mentre devo usare un Pokémon di tipo fuoco. E Cannon Becco che colpisce e fa super efficace. È fuoco Cannon Becco? Mica mi ricordavo. Facciamo canzoni ardenti su Toucannon e lacerazione su Mytiena in modo da sconfiggerli veloce, veloce, easy, easy. Abbiamo altri due avversari, Scrafty e Sinistchaff. Sinistchaff facciamo Palla Ombra, a te facciamo lacerazione su Scrafty e via. E anche lei teracristallizza i Pokémon. Bene, era ora. Vediamo un po'. Che cristallizzi Sinistra, immagino. Infatti. Per levargli super efficace, brava. Occhio agli spruzzi di che? Di Sinistra. Ah, spruzza te. Niente. Abita l'attacco. Nonna, però Ursaluna se lo becca. Aia. Ok. Ha anche la bacca sinistra? A bacca cao? Guarda che è assurdo, eh. Rubra, che cosa fai? Che è successo in questi 2 mesi? Hai fatto VGC per caso? Dato che Scrafty attacca per ultimo, siamo a posto. Eccoci qua. No, evita l'attacco! Come? Sei un pezzettino di pallina allora tu, eh? Vabbè, canzone ardente. E via. Vabbè, canzone ardente. E via. Ma a che è servito allenarmi con la terra cristallizzazione? Faccio un passo avanti ed ecco che tu ne fai 10. Sei senza pietà come al solito. È giusto. Senti, parlando d'altro, hai per caso incontrato Iri? No.
Però sappiamo che gli è successo qualcosa, vero? Ah, lascia stare, se non l'hai incontrato pazienza. Ma come si può essere così incapaci? Questa voce. È Riri. Guardalo. Impaziente. Cos'è? Ha preso un po' di caffeina? Si è bevuto una Red Bull. Come pensavo, è Riben. Guarda tu se doveva arrivare proprio ora. Ha un'aria completamente diversa. Ma silenzio. Ti avevo detto di allenare 5 Pokémon per averli pronti per la lotta, no? Scusami, è che questo mese che facendo di casa mi hanno portato via un sacco di tempo. Oh, capisco. Se le cose stanno così, che dici di rimanere una schiappa per il resto dei tuoi giorni? No, io, cioè. Sei impegnato, giusto? Vorrei dire che mi occuperei di tutto il resto. Compresa la tua lettera di ritiro dal club. Se non hai intenzione di fare sul serio nel mio club, non c'è posto per te. Aspetta, Riben, ti prego, perdonami! Allora, sembra che Riben sia capo di un club e che sia anche. E che abbia avuto un trauma lottando contro di noi. È completamente cambiato. Se avete visto i leak, sapete perché. Poi leak. Non è che ci siano stati leak importanti. È Q che fa i suoi soliti indovinelli, che non sono indovinelli, ma c'è un Pokémon in particolare. E senza parole, vero? Dopo il viaggio di studio, Riri è cambiato un po'. E non parlo solo del suo aspetto, come ho potuto vedere da quella scena. Oh, che spettacolo di cattivo gusto ci è toccato vedere, eh? Che verso era? Non ti va proprio di vederlo, eh? Guarda un po' chi abbiamo! Rubra è una faccia nuova, direi. È forse chi penso che sia? Vale a dire la star del momento. Non potevamo incappare in una persona più fastidiosa. Rubra, mi stupisco di te, potresti almeno presentarci, no? Questo è Aris, un tizio che detesto. Che bel modo di presentare a una persona. Non si direbbe, ma è l'allenatore più forte dell'Istituto Mirtillo. O per essere precisi, lo era. Grazie per la dettagliata presentazione. Questo invece è Link. È ok per il programma di scambio. Siamo amici da. Di un po'! Tu sei amico di Riben, no? Sì, perché? Per caso vuoi che ci metta una buona parola per farlo tornare in sé? Oh, ci avevo visto giusto, non sai quanto mi faccia piacere. Allora, carissimo Link, direi che ti posso mostrare la stanza del nostro club. Perché mai? Non sei ancora iscritto a nessun club, giusto? La squadra risulta meno pallosa se fai parte di un club, fidati, pallosa. Termine interessante. E io non posso farmi sfuggire l'occasione di invitare gente interessante come te. Beh, in effetti, grazie per i complimenti, per la leccatina di fondoschiena. Però non vorrei unirmi a un club a tutti i costi, ma se proprio devo. Quanto lo detesto. Eh già, vengo anch'io con te. Lo odi davvero, Rubra? Non è che sotto sotto, eh? Ed eccoci arrivati. Senti un po', ma sei sicuro che sia una buona idea? Voglio dire, se incontrassimo Riben, tranquilla, non si farà vedere da queste parti per un bel po'. Poi ha anche il suo club, no? Che stanza interessante. Comunque, come puoi vedere, questa è la stanza del Club Lega. Ti do benvenuto a nome di tutto il club. Che attività svolgete? Ottima domanda! In questo istituto abbiamo la Lega Mirtillo, l'EMI in breve, ovvero un sistema che classifica gli studenti in base alle loro abilità nelle lotte. Quello che facciamo qui a Club Lega è allenare i nostri Pokémon per scalare la classifica. In pratica possiamo riassumere le attività del club con lotte e bagordi. La spiegazione è giusta, ma potevi anche dirlo in un modo più carino. Ma, a dire tutto, di recente stiamo attraversando alcuni cambiamenti. In teoria sarei anch'io un membro, ma la verità è che non mi faccio via molto spesso. Tra l'altro, le quattro persone più forti della Lega Mirtillo formano la cricca di Super 4 Lemi. Questo tizio insopportabile con il ciuffo al vento e la ragazza che hai visto con me nella cupola sono entrambi Super 4. Mentre Rubra invece è fuori classifica. Sono solo occupata con le attività fuori sede, non ho tempo per i lotti della Lega. E comunque la mia forza supera di gran lunga quella di un Super 4, sia chiaro. Certo che sì! Che te ne pare, Link? Nel mio club non c'è pericolo di annoiarsi, dico bene? A quanto pare. Lui dovrebbe essere un parente di un capo palestra di Unima. Ed è facile intuire chi. Ed è quindi che possiamo dichiarare terminato il periodo di prova. Periodo di prova? Chi ti dice che vuole iscriversi?
Certo che vuole iscriversi, per quanto riguarda il vecchio Aris, ormai siamo compagni di club. In periodo di prova, chiaramente. Tutta l'attrezzatura nella stanza è a tua disposizione, quindi sono proprio membro di questo club. Ah, quel computer ti tornerà utile. Lo usiamo per farci aiutare dai tizi di altri club in cambio di una somma in punti mirtillo. Ah. Donando PM puoi ricevere arredamenti e funzioni aggiuntive per l'app fotocamera. Meglio fare un po' di pratica. No, guarda. Oh, bella la cover nera. Non voglio donare niente per ora. Ah, però per forza, quindi mi dai dei punti. Va bene. Ok, vediamo un po', dai. Dona punti. A questo qui, lancia dei Pokéball tosti. Propongo adesso come lanciare le Pokéball. Se qualcuno vuole lanciare Pokéball in modo tosto, mi chiama e ci penseremo su insieme. Donate, donate, donate. Che sei uno streamer. Uno di quelli però di secondo ordine. Grazie della donazione, il mio smartphone non è il massimo, ma pensiamo a un modo interessante di lanciare la Pokéball. Vediamo, prova a mettere le mani così, e poi a sollevare i piedi e cos'ha? Parlare insieme se riesco a trovare una bella soluzione. Quando avrete di cambiare stile, chiedi pure a me. Così, cos'ha? Cos'è? È tempo di vestirsi come si deve, seguendo il mio look ovviamente. Abiti Lega Clare. Ok, Aris. The Club di Aris. Interessante, la giacchetta, il bomber, oddio, quella giacchetta è abbastanza carina. Più una giacca, è una specie di tuta, di parte sopra di tuta ma con le maniche corte, forte però. Sembra un bomber senza maniche, senza maniche lunghe intendo. Abbiamo anche gli snack, va bene. Amici miei, io faccio un salto in mensa. Quando ti sarà deciso di entrare ufficialmente nel club, vieni a trovarmi, non darmi bocca, è un appuntamento. Appuntamento Rubra non tipo un po' strano. Che vuol dire un appuntamento? Cerca di calmarti. Un appuntamento è. Ma per chi mi ha preso so cosa significa. Cos'è, giochi a fare l'adulto? Ma non è quello il punto. Quando sono qui dentro sono sempre nervosa. Perché quando stavi là fuori no? Cambiamo aria, dai. Andiamo in camera tua. Lì non dovrebbe disturbarci nessuno? Questa è grave. Ok, con calma però, Rubra, con calma. Cioè, tutto così di fretta vuoi fare? Tutta mirtillo, ok. Questa mi piace. Andiamo nella stanza di Link. Non è la prima volta con una ragazza in camera, ma ok. Un po' spartana, eh. La maggioranza degli studenti vive nel dormitorio, sai? Come ti sembra rispetto alle stanze dell'accademia? Non c'è molta differenza, a dire il vero. Non potevi trovare una risposta più noiosa. Vabbè, oh, sono sincero, che ti devo dire? Comunque, se ti capita, puoi venire anche a vedere camera mia. È un invito? Quasi dimenticavo, ci sono delle cose che devi sapere. A proposito di Aris e di Riri. Parlami di Aris. È la tua crush? Di Aris non c'è proprio da fidarsi. A prima vista sembra un fandullone qualsiasi, ma è sempre lì che trama qualcosa. Che cosa significa? È un cretino, poverino. A lezioni non viene quasi mai ed è stato già bocciato 3 volte, cosa? Ma gli piace stare qui probabilmente. C'è ancora una cosa che dovevo dirti, sì, di Ribben. Riri è... beh, l'hai visto anche tu, no? Di questi tempi mi fa paura. Da quando è tornato da Nordibio sembra un'altra persona. Si allena nelle lotte ogni giorno, rinunciando pure a dormire. È diventato davvero forte quel marmocchio. Aris era il numero uno dell'istituto, ma Riri l'ha battuto. Adesso è a capo del club della Lega e campione della Lega Mirtillo. Okay. Ah, quindi è capo del club Lega. Per quello... ah, ok. Immagino sia molto occupato, ma ormai non mi parla quasi più. Ma... sarà entrato nella sua fase ribelle, ne sono certa. Ah, sì, adolescente praticamente. Ribben sarà pure cambiato, ma io vorrei che tu... vorrei che rimanessi suo amico, ecco. Vabbè, ci può stare. Lo facciamo tornare in sé a forza di schiaffi. Grazie. Adesso devi andare a incontrare Aris in mensa, no? Ti accompagnerei, ma ti sono da finire entro oggi, altrimenti sono guai. Comunque sarei contenta se entrassi anche tu nel club Lega. Ma se Aris si azzarda a dire qualche scemenza, non esiterò a dargli un botto in testa. Con un bastone? T'a posto, puoi andare, eh? Vabbè. Allora, direi che posso concludere qui questo episodio. Nel prossimo andremo a vedere di parlare con Aris. Anche se si è fatto un gran parlare oggi. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione, come sempre, trovate tutti quanti i link utili. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!